impegnare il sindaco e la giunta a disporre da subito la bandiera della pace sulla facciata della sede comunale come segno di una adesione allo sforzo collettivo, aderire al programma nazionale 100 città per la pace in Medio Oriente e alla rete europea degli enti locali per la pace in Medio Oriente, aderire e organizzare la partecipazione alla marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità del 19 ottobre, aderire al progetto Natale di pace a Betlemme, contribuire al Fondo Nazionale per le Vittime di Gaza coordinato dalla Caritas di Gerusalemme. Proprio perché abbiamo approvato la prima e quindi abbiamo dimostrato la nostra sensibilità, non potrebbe essere altrimenti, vuol dire qui non è questione di parti politiche, però su questa credo che dobbiamo fare un po' più di attenzione a delle richieste specifiche, a cominciare dalla esposizione della bandiera della pace. Però mi dispiace dire no a questa richiesta, ma purtroppo nel tempo questa bandiera che nasce, voi sapete benissimo, come segno della pace, è diventato quasi un simbolo di quei movimenti di sinistra che hanno partecipato a delle manifestazioni e chiaramente, voglio dire, credo che sia così proprio, non credo di poter essere smentito su questo e quindi non riteniamo che possiamo esporre questa bandiera sul palazzo comunale. Per le altre questioni che ci vengono sottoposte all'attenzione, che presuppongono una organizzazione da parte del comune e un impegno economico, queste sono quelle occasioni dove ciascuno di noi, a titolo volontario e spontaneo, può decidere di partecipare senza bisogno di rivolgersi all'amministrazione comunale per poter organizzare e partecipare a queste manifestazioni. Visto il consigliere lo Iodice Tommaso. Presidente, onestamente, più che la parola, qui si resta senza parola di fronte a certe affermazioni. Cioè, io scopro stasera che la bandiera della pace appartiene al popolo di sinistra. Io attenderò a questo punto che i consiglieri di centrodestra ci facciano capire qual è la loro bandiera di pace, se ne inventeranno un'altra. E da domani quindi probabilmente potremmo anche accettare che sull'ingresso di Palazzo San Cataldo venga esposta questa bandiera, ma a noi risulta che ad oggi la bandiera della pace è unica e non appartiene né al popolo di centro-sinistra né ad altri, ma invoca il tema pace. Ma al di là di questo, qui in questa mozione vengono chiesti dei segnali concreti alla giunta e al sindaco nel nome di un principio molto più ampio, che è quello della pace. La marcia Perugia-Assisi non mi si verrà a dire che è una marcia voluta dal popolo di centro-sinistra, è una marcia a cui aderiscono tutti i sindaci della città, e se il singolo può e deve parteciparci, senza fare poi, non starò qui a dire se io ho partecipato o non ho partecipato, ma penso che partecipare con il messillo della propria città sia un segnale molto più forte. Il nostro sindaco nel mese di agosto ha partecipato anche a delle feste patronali di comuni limitrofi. Beh, se l'ha fatto, penso che ci avesse un motivo per farlo, non è che siccome doveva mettere in bella mostra la fascia tricolore si è presentata a Caporso, si è presentata a Foggiosini, l'ha fatto per portare un segno di presenza e di riconoscimento della cittadinanza di Corato. Cioè stiamo chiedendo un voto per la pace, non per altro. Magari potrei anche essere d'accordo con il consigliere Pomodoro circa quel valore che ha assunto la bandiera della pace. Però io parto dal presupposto che la pace, anche se spesso si usa e si abusa questo termine, sia un valore così universale che faccia cadere di getto e di botto tutti quei significati inflazionati ai quali si è soggetta con la bandiera della pace. Ragione per cui io non vedo alcun dubbio. Nonostante venga da una storia che, insomma, sicuramente di sinistra non è,
Vediamo, ecco, adesso mi attiverò qualche antipatia, però vediamo quello striscione esposto fuori dal comune e dove si lancia un messaggio liberi subito. Quindi intanto magari sono delle responsabilità del governo che è stato capace di portarsi a casa, a far processare a casa questi due marocchi. Dire al mondo intero bloccate la guerra, e penso che sia un atto veramente importante, ma non vedo della stessa importanza, proprio per quello che diceva Fabrizio Ventura, il mostrare un po' che cosa. Se noi teniamo conto che, nonostante sia da 3 anni appeso in tutte le parti d'Italia, i due marzi stanno ancora là. Quindi no, ho voluto solamente spiegarvi in questi termini perché non è poi il segnale messo alla finestra che possa portare la pace quella vera. Ha chiesto la parola il consigliere Paolo Rizzo, prego. Vorrei essere molto cauto in questo intervento perché altrimenti vorrei usare le parole anche offensive, ma non lo voglio fare perché mi vergogno in questo momento di far parte di questa assemblea che si ritiene di astenere ad appendere su un balconcino una bandiera che dice solo pace. Ma che coscienza avete? Io spero che quella individuale impedisca di obbedire tutti i crodeghianisti a un unico ordine e che finalmente almeno nel vostro intimo sappiate scegliere. Qui si sta dicendo pace e la bandiera è come quella manifesto da fuori, è un simbolo e voi vi rifiutate di mettere fuori dal destro un simbolo. Avrei capito discutere su tesi come aderire al progetto Natale di Pace di Betlemme o contribuire al fondo che magari comportavano dei problemi di spesa non precedentemente trattati, ma discutere su una bandierola appoggiata a un simbolo che dice pace mi sembra veramente vergognoso. Qua ognuno esprime il proprio libero pensiero, va bene? Andiamo, vatti a vedere la storia della bandiera della pace e vedi come nasce, così come è stata usata. Altra cosa è dire, mettiamoci fuori, come abbiamo messo lì prima, no? Un drago scritto sopra pace, ma quella bandiera ha caratterizzato negli ultimi anni i movimenti di sinistra e non ce la sentiamo di porre, perché significa caratterizzare una parte. Non si tratta di offendere nessuno, si tratta di fare proposte diverse. Allora volevo mettere un tratto scritto pace, mettiamo, ma non metto un simbolo che può essere invocato all'esterno. Questo è quello che ho detto io in prima istanza. Allora sulla bandiera io ho dato le nostre motivazioni che possono non piacere, però io invito ad andare a leggere un po' come è nata quella bandiera, che non nasce come bandiera della pace innanzitutto, nasce come simbolo esoterico e poi e poi è stato usato come bandiera della pace, è stato usato in certe occasioni da certi movimenti e noi questo non lo vogliamo. Quindi voi possiamo mettere il tratto con su scritto pace, questo è un altro discorso. Per quanto riguarda le altre iniziative, questi devono fare quello che vuole, se decide di farci fare la marcia, se decide di fare un versamento a favore delle vittime di Gaza, probabilmente anche a favore delle vittime di Israele. Siccome si faceva appello all'origine della bandiera, l'arcobaleno in particolare, leggo, essendo un simbolo di pace presso molte civiltà antiche, è stato spesso utilizzato da intellettuali pacifisti in varie manifestazioni contro la guerra. Il drappo con i colori dell'arcobaleno è sicuramente la più nota a livello internazionale, essendo tra i simboli più utilizzati in tutto il mondo. Nata in Italia, è stata usata per la prima volta durante la prima edizione della Marcia per la Pace Perugia-Assisi nel 1961 da Aldo Capitini. Anche questa è una delibera talmente innocua, voglio dire, non pone gli uni contro gli altri. Mi stupisce sinceramente il polverone, come dire, l'ostilità che ha suscitato. Se poi per voi, per qualsiasi recondito motivo, la bandiera della pace suscita queste resistenze, potreste anche proporre, ma non lo faccio io ovviamente, di depennare il punto A e lasciare gli altri. Non la voglio, perché se digitando a caso la bandiera della pace, la prima risposta è quella che abbassa
agli occhi del consigliere Bucci, no, io ci do a caso e trovo quella che mi piace, non è la verità assoluta che hai letto su qualcosa. E qui, perché qui c'è una dichiarazione di propaganda finta che è un organismo del Vaticano, non del Pasquale Pomodoro di Forza Italia, che chiarisce che quello è un simbolo esoterico e sincretista. Questo è il discorso. Poi è fuori di dubbio che è stato usato dai movimenti di sinistra, ma di qui a fare un discorso che noi siamo dando la pace perché abbiamo portato le argomentazioni su questa massoniazione, questo assolutamente non corrisponde a vero. Diceva un consigliere, non ricordo il nome, che dal 1961 non ha mai chiesto la pace, ma sì, 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 denuncia, sono militare. Invece, non ricordava se era lui che ha chiuso la sua amministrazione, che Corato ha rappresentato forse meglio di tante cose. Corato ha ospitato per circa tre mesi una quindicina di ragazze palestinesi, arabi e israeliani, qua a Corato, circa nove anni fa, dove le ragazze hanno vissuto tre mesi. Hanno giocato, si sono divertiti, non hanno fatto niente. Il problema sono gli adulti. Poi dopo, se va, io non sono d'accordo con lui, con la bandiera, diciamo, ha caratterizzato certo lui, e quindi diciamo, non va bene l'inizio. Ma atti, diciamo, tangibili, se ne possono fare tantissimi. La parola al consigliere Bovino. Grazie Presidente, francamente si rimane senza parole ed è tutto ridicolo, perché noi stiamo litigando, stiamo discutendo sulla parola pace. La pace non si impone, la pace si vive. Cerchiamo di arrivare, di balzare in onore della cronaca quando su un punto all'ordine del giorno che si parla della parola pace, noi crediamo, noi vogliamo. Non si urla con la parola della pace e non mi scendere a duellare quando se no facciamo sempre guelfi e ghibellini. Guelfi e ghibellini su una parola, non la facciamo questa, la ritiriamo magari questa mozione, questo è il mio intento, questo è il mio, però, ma non si può litigare sulla parola pace, noi facciamo litigare su una bandiera della pace. Le azioni specifiche senza necessità di impegnare il sindaco o la giunta a farle, anche perché non è solo il sindaco e la giunta che portano avanti le azioni per la pace, lo facciamo qui, lo decidiamo insieme, lo possiamo decidere insieme ai cittadini, possiamo prendere spunto da un'altra cosa che ci viene da fuori e ce la condividiamo insieme e la portiamo avanti insieme. Impegniamoci su questo, mi sento di impegnare. Facciamo la delegazione per andare alla marcia della pace? Andiamo quest'anno. Sono io favorevole ad andare, perché io non so come sta scoppiando un conflitto mondiale. Io faccio l'invito, credetemi, non per un atto di ostilità come più volte avete detto. Ritiriamola questa, ci andiamo a fare la marcia della pace, facciamo una piccola delegazione, mano a mano che ci sarà sul tema da discutere, da fare, con l'iniziativa, ce li condividiamo serenamente e facciamo la TV di città, non di chi l'ha proposto prima, di che cosa vuole fare, sicuramente con spirito positivo di più dell'altro. Questa è la mia proposta. Se non ci ritira si volta. Dai, mettete i voti, dai. 9 voti favorevoli, 14 contrari.